non gli erano bastate le parodie del western, della fantascienza, del giallo e dell'horror. No, Mel Brooks doveva andare oltre e spingersi fino a mettere in ridicolo quello che aveva sempre giudicato come il suo mito intoccabile, Robin Hood. E così, in risposta alle bellezze e agli amori di Kevin Costner e compagni, nella versione seria dedicata all'eroe della foresta di Sherwood, il fetido Brooks ci è andato pesante. Così il servo bello sguardo è cieco, la cuoca del principe Giovanni finisce per chiamarsi Latrina, il principe Moro è starnuto, suo figlio è C e il povero, poverissimo sceriffo di Nottingham non può che essere trasformato nel boss di Rottingham. E poi c'è addirittura un castello che viene trascinato via per mancato pagamento delle imposte, oltre ad un gustosissimo cameo di Brooks in persona nel ruolo di un rabbino specializzato nella circoncisione. C'è insomma il solito pazzo, scorretto, irascibile, amabile Mel Brooks. Robin Hood è stato il mio idolo quando ero bambina. Mia madre una volta mi ha trovato davanti alla televisione che piangevo disperata perché Robin Hood era scappato con Lady, come si chiama? La Lady, insomma, quella con quella di Marianne. E quindi è un amore che dura da ormai parecchi anni e che si rinnova ogni volta che vedo qualcosa che lo riguarda. Quindi vedere insomma un Robin Hood in calzamaglia per l'appunto credo che sia un punto di vista che fino adesso non avevo mai considerato. Forse mi cadrà un mito, forse sarà una delusione da un certo punto di vista perché per me era un eroe, era un grande eroe, però insomma gli eroi bisogna anche smitizzarli. Mel Brooks è stato... Il primo cult movie della mia vita era proprio di Mel Brooks, era Frankenstein Junior e credo di averlo visto, non so, una cosa come 20 volte ed è un film che è rimasto poi nel linguaggio, nei modi, negli scherzi, nelle battute e quindi credo che questo sia già un buon motivo per andare a vedere un qualunque film di Mel Brooks. Jean-Paul.